Il Lazio si avvia a centrare l'obiettivo delle 5 milioni di vaccinazioni. Oggi verrà raggiunto il traguardo di 4,7 milioni di dosi di vaccino somministrate e saranno superate 1,7 milioni di seconde dosi, ha comunicato l'unità di crisi della Regione Lazio. Nell'ultima settimana sul territorio regionale sono state somministrate 11,9 dosi al giorno ogni 1000 abitanti, a fronte di una media nazionale di 9,9 dosi. Intanto su fronte della lotta al virus è tornato Covid free l'ospedale San Filippo Neri, dove è stata chiusa la terapia intensiva. Il PD ha fatto il pieno alle primarie del centro-sinistra per scegliere il candidato sindaco di Roma e i candidati presidente dei 13 municipi per i quali si è deciso di fare scegliere i cittadini. I dati ufficiali hanno sancito la partecipazione di oltre 48.000 romani e la vittoria di Roberto Gualtieri per la corsa al Campidoglio, con oltre il 60% dei voti. Sono di marca Dem anche i vincitori delle primarie municipali. Tre le donne, Lorenza Bonaccorsi al primo, Titi Di Salvo al nono e Sabrina Giuseppetti al tredicesimo. Al photo finish il successo in settimo municipio di Francesco Laddaga su Carlo Mazzei, segretario del circolo PD del quartiere San Giovanni. Dalla celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, alle visite guidate e alle iniziative dedicate a sport, enogastronomia, educazione ambientale, teatro, musica e mostre. Sono più di 1000 gli eventi estivi gratuiti fino a settembre nelle aree naturali protette di tutto il Lazio. La cosa più bella di questa estate delle meraviglie è il simbolo del ritorno alla vita in sicurezza, ha detto il governatore Nicola Zingaretti presentando il calendario degli eventi. Ora è possibile uscire di casa e indichiamo una bella opportunità di valorizzazione del territorio. Quentin Tarantino e Tim Burton parteciperanno alla prossima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 14 al 24 ottobre all'Auditorium Parco della Musica, dove i due registi riceveranno il premio alla carriera e incontreranno il pubblico. C'è stato un momento della mia vita in cui guardavo qualsiasi film italiano e ho dedicato gli anni migliori della mia carriera a realizzare la mia versione di questi film, ha detto Tarantino. Ricevere questo premio sarà fantastico, un entusiasmo condiviso anche da Tim Burton. Amo Roma, una città che ti fa sentire protagonista del tuo stesso film, ha commentato il regista californiano. Sarà molto emozionante ritirare il premio. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.